subito questo 1-2 molto largo e Padovano l'ha chiuso bene, bravo anche Zidane a difendere palla e a procurarsi questo calcio d'angolo. Forse qui c'era la spinta di Ferrara, infatti in zona d'attacco ha visto bene l'arbitro a spiegarsi Ciro Ferrara. Comunque calcio di punizione per il Paris Saint-Germain, controlliamo il tempo, quasi 27esimo di gioco, ma siamo nel primo tempo e la Juve già conduce 2-0, gol di Porri nel quarto minuto e Padovano al 21esimo. Fino ad ora inconsistente la manovra offensiva del Paris Saint-Germain, molto bravi i quattro difensori bianconeri a tenere la, la brutto fallaccio ancora Gerino, ancora lui, sarebbe ora, vediamo un po', intanto sarebbe ora, dicevo, che l'arbitro prendesse decisioni più severe. Sì, brutto fallo anche perché non è stata una spinta ma è stata una gomitata quasi sul collo di Del Piero, sono falli che possono fare anche del male, per cui qui ci stava sicuramente la munizione. Tanto è pronto Pessotto, calcio piazzato, in avanti Padovano, Del Piero, Zidane, tocca per Deschamps, ancora Pessotto, ancora lo scambio con Del Piero, Pessotto, Deschamps, sempre molto bravo Deschamps, poi Del Piero tiene palla con i suoi numeri, rischia un po' le gambe, tunnel su Algerino, adesso inseguito da due uomini, Del Piero scatenato, fermato poi da Guerin. Sì, Del Piero scatenato, però non dovrebbe giocare con i compagni, non certo, non deve fare azioni personali, fare la guerra contro tutti. Buono il velo di Deli Valdés, poi forse c'è un fallo di Deschamps che rimedia, comunque in una situazione difficile, c'è cartellino giallo per lui tra gli applausi del pubblico che becca naturalmente il francese. Deschamps già diffidato, salterà il ritorno. Palla giustissimo da dietro, quindi Deli Valdés ha protetto molto bene palla e diciamo giustamente si arrabbia con Del Piero perché non deve certo fare la guerra da solo, il numero 10 bianconero deve giocare con i compagni, altrimenti appare intercettata, poi diventa vulnerabile anche la difesa bianconera. Rivediamo, intanto avete visto dalla parte opposta leggermente claudicante Algerino, qui va giù Deli Valdés, che è stato molto bravo a propiziare l'azione dopo un velo. Tanto il gioco è fermo e c'è Algerino a terra dalla parte opposta, credo che se ne accorge anche l'arbitro. Vi ricordo anche la composizione delle panchine nel Paris Saint-Germain, oltre al secondo portiere Fernandez, ci sono Kennedy, Leonardo, Allou e Puget, il nuovo acquisto ex Servette, una punta che potrebbe entrare da un momento all'altro, visto l'andamento del match nella Juve, Rampulla, Montero, Giuliano, Amoruso e Lombardo. Come detto in tribuna, Vieri, Dimash e Conte. Algerino a terra nello scontro di poco fa con Del Piero, probabilmente cercato di intervenire sul giocatore juventino, ma ci ha rimesso lui. Stranamente ci ha rimesso lui, di solito dopo tanti falli commessi. Gioca ancora fermo, pubblicità per noi. Viene portato a bordo campo a Gerino e intanto c'è calcio di punizione e da quella distanza Ngolti potrebbe veramente tentare come nella finale di Coppa del Coppe dello scorso rapido anno. Ecco qua il suo destro, non trova la porta, no, non è indirizzato bene, anche difficile da quasi 30 metri anche se lui è in possesso di un tiro esplosivo micidiale. Ecco qua intanto Cesare Maldini scovato dalla nostra regia con Luciano Mizzola. Parteciperanno tutte e due alla presentazione domani del quadrangolare di Parigi, che sarà impegnata la nostra nazionale nel prossimo giugno. Gran cerimoniere Michel Platini, che questa sera è impegnato come telecronista. Del Piero, il tocco morbido, ma c'è l'intervento di Fournier. Poi Domi, poi Tacchinardi, un po' di confusione adesso, Deli Valdés alla caccia del pallone. Pallone che arriva dalle parti di Pessotto, attaccato da Locò. E casualmente Torricelli si è trovato a fare il secondo centrale assieme a Porrini, mentre Ferrara è andato a destra a fare il laterale. Rivediamo ancora l'intervento con il braccio di Del Piero. Calcio di punizione, già battuto. Sta per entrare in campo intanto Algerino. Tanto Pessotto da per recupero di Tacchinardi. Del Piero, Zidane, sempre bravo sullo stretto, Zidane di grande rapidità nei movimenti. Si sta vincendo di gran lunga il duello con Raí, due giocatori che giocano più o meno nella stessa posizione, bravi tecnicamente entrambi, però più rapido, più agile, più disinvolto il giocatore bianconero. Buono l'intervento di Domi, batte lui, Didier Domi, 19 anni, pronto a cross, Deschamps su di lui, lo ferma.
tempismo perfetto di Deschamps, atteso che saltasse la testa Domi per entrargli subito sulla palla. Già battuto Rai, cerca spazio Rai, la sciabolata verso Leroy, buon controllo Leroy, Peruzzi, grande intervento. Leroy ha fatto tutto come da copione, molto bravo anche questa volta Rai a pescarlo dalla parte opposta, ma ha trovato e sta trovando un grandissimo portiere Peruzzi, vedete, ha un equilibrio incredibile questo portiere, pur avendo fatto qualche errore in passato e anche in passato prossimo è riuscito a recuperare proprio mentalmente in maniera con velocità. Come sempre straordinario Peruzzi, era ansioso di debuttare al Parco dei Principi, saltò le sfide del 93 per infortunio. Peruzzi, grande protagonista, impegnato in questa occasione contro Leroy. Riparte Paris Saint-Germain che dà l'impressione di poter crescere. Leroy, buona sovrapposizione ma troppo corto il tocco per Fournier. Allora riparte Tacchinardi, Deschamps, subito verso Padovano, sempre molto mobile come Del Piero. Poi Tacchinardi, ancora verso Del Piero, numero, c'è Padovano, pronto al cross, e stavolta però intercettato da Ngoti. Sì, Ngoti molto rapido, veloce, ma ben ha fatto Padovano a tentare subito di palla nel mezzo, perché sia Zidane che Del Piero erano in area e attendevano il cross. Sempre a bordo campo, avete visto Gerino, sempre in 10 Paris Saint-Germain che riparte. Leroy fermo, Pessotto l'anticipa, evitato il fuorigioco, parte Padovano, in mezzo c'è Del Piero, Padovano, palla al piede, cerca Del Piero, trova Le Guin, calcio d'angolo, Juve pericolosissima in contropiede. Sì, l'allineamento difensivo del Paris Saint-Germain è veramente precario, Ngoti e Le Guin, Domino, riescono mai a stare bene in linea, e anche questa volta Padovano è ripartito, che sta in gran forma, per questo Padovano il gol, galvanizzato del gol, ma non solo, perché anche precedentemente aveva fatto due o tre stop molto difficili, sempre al meglio. Attenzione, l'arbitro ferma il gioco, vediamo un po' se esce Agerino ed entra Kennedy. Attenzione, parte il cross, recupera ancora Zidane, è un tiro a cross pericoloso, gol! È il terzo, è stato Ferrara, svettare su tutti, gol di Ferrara. Più che svettare è andato come un fulmine, un missile, in corsa, ha colpito palla, forse anche ha chiuso gli occhi, perché non era certo un cross quello di Zidane, ma era un bolide lanciato in area di rigore, in mezzo tuffo Ferrara di testa, veramente non ha dato scampo a Lama. Rivediamo ancora, e qui Zidane forse ha provato a tirare. Ha tirato un mezzo, ma anche con questa volta i difensori del Paris Saint-Germain, Gottile, che hanno perso non solo Ferrara, perché c'erano anche Porini e Tacchinardi da solo in area di rigore. Incredibile come non giochino con concentrazione, con attenzione i difensori francesi. E adesso vedete la situazione veramente incredibile rispetto alle previsioni che vedevano sì favorita la Juve, ma non fino a questo punto. 3-0 al Parco dei Principi. E arriva anche qualche fischio naturalmente dalle tribune per il Paris Saint-Germain, anche perché la Juve dà l'impressione di voler continuare a macinare gioco, sempre aggressiva anche sulla tre quarti. Fallo di Tacchinardi. Stato in campo dunque Kennedy, nuovo acquisto dal Benfica. È stato a lungo infortunato, fa il suo rientro questa sera in vista naturalmente anche della ripresa del campionato. Potrebbe essere un innesto importante per il Paris Saint-Germain. Vediamo Leroy. Rai, buon il numero, riesce a pescare proprio Kennedy e grande intervento di Peruzzi. Si è ingannato Peruzzi da questo tiro di Kennedy, cacciato di mezzo esterno sinistro, infatti la traiettoria è stata molto strana, si è alzata, poi la palla si è abbassata e va verso l'esterno. Fournier intervenuto su un lancio verso Del Piero, riparte Leroy, poi Guerin, Paris Saint-Germain come stordito dai colpi della Juventus. In vantaggio 3-0 al Parco dei Principi, ed è un vantaggio sul quale davvero non c'è nulla da dire. No, assolutamente, ovviamente sta dominando, e Kennedy si è andato a centrocampo mentre Fournier è andato a fare il laterale destro della difesa. È stato un cambiamento tattico, Kennedy che abbiamo visto che è in possesso di un buon tiro e ci ha provato subito. Rai alla caccia del pallone, palla ancora buona, all'indietro Porrini, impeccabile fino a questo momento. Peruzzi rischia un po', poi il rinvio lungo Del Piero.
il pallone è uscito. Pubblicità per